Parliamo dei danni del maltempo e lo facciamo in collegamento telefonico con Rocco Invernizzi, assessore ai lavori pubblici del Demanio del Comune di Alassio. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, è il momento della conta dei danni, assessore, dopo dei giorni di mareggiata intensa. Che cos'è accaduto nel vostro comune? Allora, la mareggiata ha avuto la stessa intensità della mareggiata del 2018, però fortunatamente in questi anni abbiamo messo in campo delle opere di infrastrutture che sono riuscite a mitigare la forza della mareggiata. Abbiamo avuto danni alla strada per andare al porto di Alassio, il porto Luca Ferrari, e al molo Bestoso, che è il molo centrale nel comune di Alassio. Poi logicamente ha eroso la spiaggia di Alassio, ma fortunatamente abbiamo già in opera un lavoro di ripascimento per la stagione 2024. Quindi tutto sommato, anche se ha avuto un'intensità molto forte, siamo riusciti a passare quasi indenni da questi danni della mareggiata. Intensità forte, qualche danno, li avete già quantificati questi danni? Sì, li abbiamo quantificati, sono 2 milioni e 100 di danni alla viabilità della strada per il porto Luca Ferrari e 300.000 euro al molo Bestoso, che è il molo centrale di Alassio. Quindi una cifra molto alta. Nei giorni della mareggiata più intensa, assessore, la strada che portava al porto è rimasta chiusa? Certamente abbiamo dovuto chiuderla, infatti il porto è rimasto isolato e adesso dovremo cercare di metterla in sicurezza e adesso la viabilità è aperta, una carreggiata sola, però si può accedere al porto. Uno dei temi più sentiti, assessore, rispetto alle coste, ma anche rispetto all'entroterra, in verità, è quello di creare delle opere di protezione, di salvaguardia, affinché in futuro non accadano ancora casi di questo tipo, non certo le mareggiate che non possiamo fermare, ma appunto i loro effetti sul territorio. L'ho persa, è andata via la comunicazione. Dicevo assessore Invernizzi, che in questo periodo è sempre più forte e più importante investire sulla sicurezza e sulla prevenzione, perché se non possiamo fermare appunto la forza del mare, possiamo almeno fare qualcosa per mettere in sicurezza i nostri litorali. Esatto. Devo dire che la Regione Liguria, nello specifico l'assessore Gian Pedrone, ci sta dando una grossa mano. È sicuramente meglio prevenire che curare, quindi fare delle opere strutturali che proteggono non solo la spiaggia, ma anche le attività che sono prospicienti alla passeggiata. Infatti nei giorni della mareggiata tutti i locali erano quasi chiusi con le barricate in legno davanti alle vetrine per far sì che il mare non sfondasse come nel 2018. Gli arredi e tutti i locali che sono proprio affacciati sulla battigia.